Ciao ragazzi, buona serata. Allora, 4-0, 3 gol Loftus, un gol Giroud, ma io la partita non l'ho vista perché non sono riuscito a trovare questo canale. E, tra l'altro, per coerenza, non ho dato nessuna importanza all'1-0 della sconfitta col Trento, non do nessuna importanza a questo 4-0. Se non mi fa piacere per Loftus che sicuramente aver fatto 3 gol, l'ho visto uno, bello, un bel gol, sicuramente gli farà piacere, gli darà fiducia, gli darà spinta, quindi questo è un aspetto positivo. Il resto, sinceramente, lascia il tempo che trova. Prima di andare però a cogliere due cosine che mi hanno incuriosito un po' della formazione soprattutto, prima però mi raccomando, un like al video è gratuito, iscrivetevi al canale, è gratuito. E la campanella per le notifiche sta andando bene, stiamo crescendo, quindi vi ringrazio, ma servono ancora delle belle spinte. Grazie. Prima di parlare di queste due cosette che mi hanno incuriosito, così ho visto che vi è molto piaciuto il video di quest'oggi sui conti del Milan e sul, diciamo, io ho definito questo solco che può diventare una voragine. Solo due o tre risposte così volanti. A chi mi dice che intanto loro alzano i trofei, io dico loro alzano la testa, non i trofei. Perché io i loro quattro trofei, le due Supercoppe italiane, le due Coppe Italia, non li baratto con lo scudetto che abbiamo vinto noi su di loro. Non li baratto. In Champions mi sembra che hanno alzato solo questa. La testa. Per chi mi dice che i loro dirigenti fanno i miracoli, penso che lo sappiate, l'ho detto tante volte perché fanno i miracoli, io non li chiamerei miracoli, e comunque il tempo sta per scadere. Ma passiamo alla nostra partita, anzi, alla nostra partita, alle due curiosità che un po'. Formazione iniziale ancora Kalulu a destra. Qui qualcosa non mi torna perché Calabria è rientrato in gruppo. Florenzi probabilmente è già stato bocciato ed è normale che sia così. Ma il mister in conferenza stampa quest'anno, all'inizio stagione, ha detto: Kalulu lo battezzo centrale perché l'anno scorso l'ho mandato in confusione facendolo giocare a destra. Beh, da quando è rientrato in questa stagione, da quando ha iniziato le partite, ha sempre giocato terzino destro. Quindi o c'è stato un cambiamento del mister che probabilmente si aspettava un arrivo lì a destra, ma non avendo visto l'arrivo lì a destra, secondo me preferisce Kalulu da mettere lì. Ora vediamo, vediamo come se la giocherà con Calabria, però, ovviamente questo perché mi incuriosisce? Perché se così fosse si apre un buco tra i centrali, perché già adesso noi siamo contati con 4 più il punto interrogativo gigantesco di Caldara che non è nel progetto perché non gioca nemmeno le amichevoli, quindi non posso pensare che sia in un progetto di quinto di centrale di difesa se non gioca neanche le amichevoli. E se diciamo togliamo Krunic da questo quartetto ci rimangono Kjær, Tomori e Ciao. Con Kjær, insomma, che ha la sua età, i suoi acciacchi e via dicendo. Mi sembra che siamo un po' cortini lì. Mi sembra che lì siamo un po' cortini, soprattutto se il mister confermerà questa scelta di spingere sempre a destra la Kalulu. Il resto della formazione, molti dicono Chukwueze, come mai gioca ancora Pulisic tra i titolari? Ma innanzitutto a sentire un po' così i racconti della partita, sembra che Pulisic sia stato uno dei migliori. Probabilmente Chukwueze ancora deve entrare nei meccanismi, deve entrare, insomma, importante, caro mister, l'importante
è che a Ciucuezze e a Musa noi gli facciamo fare la fine di Vranckx e di Adli. Mister, va bene una settimana in più, va bene 10 giorni in più, ma non facciamo che questa cosa che Chukwueze e Musa devono entrare qua, ci vuole tempo, sono giovani, diventa che li vediamo a gennaio del prossimo anno. Mister, per favore, mister, che già non è che sei proprio visto al 100%, no? Quindi va bene oggi ancora aver fatto giocare, non aver messo Chukwueze lì. Va bene, domani lo farai giocare di là e vediamo come, cosa farà contro il Novara. Però arriverà un momento, spero, che Chukwueze ce lo farai anche vedere in campo, vero? Vero? E magari anche Musa, vero? Va bene, ragazzi, questo era un po' quello che mi ha incuriosito della partita. Per il resto, ripeto, contentissimo per Loftus-Cheek. Sicuramente far 3 gol per un centrocampista danno un bel morale, una bella spinta e io sono convinto che Loftus-Cheek sia stato un po' sottovalutato tra i nostri acquisti perché per caratteristiche fisiche e tecniche può veramente spaccare le partite in Italia. Quindi occhi aperti su Ruben Loftus-Cheek perché potrebbe essere uno di quelli insieme a Reinders che ci dà grandi grandi soddisfazioni. E ovviamente un affettuoso complimento, un abbraccio, una gioia vederlo esultare dopo aver fatto quel bellissimo gol dopo 5 minuti, insomma, vedere Tonali realizzare quel gol, bello tra l'altro, ci fa piacere, solo a chi non ha il cuore di ghiaccio può non far piacere, come quelli un po' che in troppi però. Ho sentito oggi in giro così per i social, io tifo Newcastle perché c'è Tonali, il Milan questo Milan non mi piace, io tifo Atalanta perché c'è Charles e questo Milan non mi piace, ma cosa avete 15 anni? Ma voi che scrivete sui social queste cose, cosa avete 15 anni? Ma il Milan è il Milan si tifa sempre. Il Milan si tifa sempre, a prescindere dai presidenti, dagli allenatori, dai giocatori. Sei affezionato a un giocatore, seguilo, fagli i complimenti come qualunque milanista oggi è giusto faccia i complimenti a Tonali, ma il Milan si tifa. Chi tifa Atalanta o chi tifa Newcastle. Adios. A domani ragazzi con la rassegna stampa. Rassegna stampa, poi non lamentatevi se parlo dell'internet, rassegna stampa, e ci mettono solo loro sui giornali, e di cosa volete che parlo? Se ne è rassegna stampa, una volta, cioè 10 volte su 15, il titolone parla di quella gente lì, io di chi devo parlare, se si chiama rassegna stampa. Forza Milan sempre, abbasso quelli là, ciao.